scorso Natale, per le decorazioni della casa e della tavola, ho pensato di riutilizzare il pompon, che è un oggetto facile, semplice, che utilizza materiali di recupero e che è anche molto bello da condividere con i propri bambini. Cominciamo, prendiamo un cartoncino spesso sul quale, grazie ad un bicchiere, disegniamo un cerchio per poi andare a completare con un cerchio più piccolo all'interno. Cominciamo con il taglio del cartoncino e cercate di seguire il più possibile la linea che avete precedentemente disegnato. Non è così importante che il cartoncino sia tagliato perfettamente, serve solamente come supporto per la vostra lana. Poi prendete una forbice da unghie in modo tale che le punte possano forare il cartoncino e darvi la possibilità di tagliare anche il cerchio interno in questo modo. Ecco. A questo punto prendiamo la lana più o meno di questa misura e calcolate di avere 3-4 fili in modo tale che il processo sia velocizzato. A questo punto riprendete i vostri cartoncini e cominciate ad avvolgere i fili di lana attorno al vostro cartoncino in questo modo. Più lana utilizzate, più compatto e voluminoso sarà il vostro pompon. Alla fine del primo giro di lana ripetete l'operazione con altri 3 fili di lana. Che comincerete ad avvolgere dal punto in cui avete terminato il primo giro, in modo tale da bloccare i fili di lana. Abbiamo finito di avvolgere la lana e a questo punto il vostro pompon deve risultare così. Il prossimo passaggio è quello di tagliare tutto attorno al nostro cartoncino i fili di lana. Allora, prendete una forbice da tessuto in modo tale che riesca a tagliare più facilmente la vostra lana. Cercate di infilare la forbice tra i 2 cartoncini e cominciate a tagliare con il fulcro della forbice in modo tale da avere più forza, in questo modo qua. Siamo arrivati a questo punto. Ora prendete un altro lacciolo di lana e infilatelo tra i 2 cartoncini. Questo servirà a bloccare i pezzettini di lana che sono stati tagliati.
e cercate di stringere il più possibile, stando attenti a non rompere la lana. Ora sfiliamo con attenzione il nostro cartoncino, il primo e il secondo. Tenendo sempre in mano la lana di avanzo con la quale avete legato il pompon, in modo tale da non tagliarla, spettinate il vostro pompon e con la forbice da tessuto tagliate l'avanzo della lana rimasto. Continuate a spettinare per poi tagliare i pezzettini di lana che fuoriescono e disegnando una sfera quasi perfetta. Spettinate ogni tanto il pompon in modo da creare il volume e non tagliare eccessivamente. Ed ecco qui il vostro pompon. Ora potete utilizzare o il lacciolo che vi è avanzato per appendere, oppure per chi volesse fare un lavoro un po' più fine, potete prendere del nastro in tinta con la vostra decorazione che andrà posizionato in questo modo qua, in modo tale da essere fermato così è sempre meglio un nodino in più piuttosto che un nodino in meno. Tagliate il lacciolo, la lana in più e a questo punto può essere utilizzato per varie decorazioni, diverse lane, diversi effetti. Abbiamo utilizzato per l'esempio una lana che si apre in modo tale da avere un pompon più spettinato con questo effetto qua. Invece
Se utilizziamo delle lane più sottili e più compatte, avremo un effetto di questo tipo qua, con un pompon, quindi più compatto, diverso. Anche le chiusure possono essere fatte in modi differenti. Vi ho mostrato nell'esempio il modo più semplice e più veloce per chiudere un pompon, ma potrebbe essere utilizzato anche un nastrino più sottile che avrà lo stesso aggancio al lacciolo di lana che chiude il pompon, ma che potrebbe essere cucito in modo tale da avere un effetto più pulito di questo tipo qua. Possiamo usare anche altri tipi di lacciolo per decorare il nostro pompon, come per esempio un canetè, magari decorato con un nastro, magari un po' più piccolo se il pompon andrà a decorare il vostro albero di Natale.